origini italiane sono da tempo sulla cresta dell'onda e sulla scia del successo di Franciacorta, Trento d'Oca, Altalanga, Prosecco. Negli anni in tanti territori si è sperimentata la via della spumantizzazione degli autoctoni con successi alterni. Ma c'è anche chi, espressione di una famiglia pioniera della spumantistica, è andato oltre, creando il primo metodo classico in assoluto realizzato nel comune di Castagneto Carducci, ovvero nel territorio di Bolgheri, denominazione laboratorio, fatta grande dalle varietà internazionali e bordolesi che, grazie a vini come Sassicaia e Masseto su tutti, nati da sogni e colpi di genio degli incisa della Rocchetta e De Takis, passando per Pierre Ludovico Antinori, Eugenio Campolmi, Michele Satta, Mario Meretti Cavallari, hanno dato vita a capolavori enoci pensati e realizzati tra quei cipressi che a Bolgheri, Alti Eschietti, Vandan Sanguini in duplice filar, come recitano i versi immortali di Giosuè Carducci nella sua Davanti a San Guido. E dove ora è nato il Cap Rosé, uno spumante rosé prodotto in un numero limitato di bottiglie, una novità per il territorio, una via diversa per esaltare gli straordinari suoli di Bolgheri, grazie all'esperienza in tema di bollicine della famiglia Zigliani, la stessa di quel Franco Zigliani a cui è dedicata la prima edizione di Cap Rosé, che è stato il padre nobile e l'inventore del Franciacorta insieme a Guido Berducchi, la cui omonima azienda Franciacortina è guidata dai figli di Franco, Arturo, Paolo e Cristina Zigliani, che guidano anche Caccia al Piano, la cantina bolgherese dove nasce questo metodo classico a base di Syrah e Merlot. Paolo Zigliani, ma come nasce e perché nasce l'idea di un metodo classico di una bollicina a Bolgheri, che è terra soprattutto di grandi rossi? Beh, innanzitutto perché abbiamo l'azienda Caccia al Piano a Bolgheri e quindi la sto frequentando parecchio. Mi sono innamorato di questo territorio e poi sono abituato ad analizzare il mercato, che è un mercato nel quale i vini con le bollicine sono la categoria di prodotto più in crescita di tutti. Se pensiamo a quante volte vedevamo una bottiglia di bollicine su un tavolo di un ristorante, anche al di fuori delle festività, al di fuori di un'occasione speciale. Credo che negli ultimi 20 anni siamo tutti abituati a stappare più bollicine. E non solo perché ci deve essere un'occasione speciale, ma perché ci siamo resi conto che sono buone, sono piacevoli e si abbinano bene al cibo. Quindi questa è stata un po' la mia analisi principale. Poi è evidente che frequentando Bolgheri e girando tutti i vari ristoranti in zona, mi sono anche reso conto che c'è stata un'evoluzione anche qui nel mercato, soprattutto quello italiano. C'è una regionalizzazione dei consumi per quanto riguarda i vini non spumeggianti. Se noi andiamo a cena a Palermo, ormai difficilmente ci viene voglia di ordinare un vino friulano, ci viene voglia di assaggiare i vini di quel territorio. Ecco, secondo me questa evoluzione che già è avvenuta nei vini fermi, secondo me piano piano sta avvenendo anche nei vini con le bollicine, perché sempre di più in giro per l'Italia molte persone si cimentano nella produzione di spumanti, di vini con le bollicine con diversi metodi. Poi perché un metodo classico? Beh, insomma, non è che voglio essere troppo presuntuoso, però insomma la capacità di fare vini con le bollicine, con la rifermentazione in bottiglia, insomma, dalla Franciacorta ce la siamo portata qui. Quindi ci tengo sempre a specificare che noi abbiamo portato solo il know-how, ma questo vino che è fatto con il Syrah e il Merlot, cosa che io poi non sono un enologo, quindi quando io ho proposto questa cosa avevo tutti i tecnici che pensavano che fossi un pazzo. Ma effettivamente probabilmente è anche un po' per quello che mi è venuta l'idea, perché non essendo un tecnico, cioè, la mia creatività ha spaziato molto di più, perché tecnicamente non mi rendevo conto di quali potessero veramente essere le difficoltà per produrre questo prodotto. Di difficoltà ce ne sono state, abbiamo dovuto fare diversi anni di esperienze, fino a quando siamo riusciti però ad organizzare una produzione che ci ha dato un prodotto che secondo me potrà accompagnare gli aperitivi, i tramonti. Ricordiamoci che sì, siamo in una zona vinicola sul mare, quindi durante l'estate per me questo vino potrà avere un discreto successo. Già l'ha avuto quest'estate. Ecco, a proposito di creatività e di
pionierismo e di know-how sulle bollicine, insomma la famiglia Zigliani qualcosa ne sa, ha dato la scintilla alla Franciacorta. Allora ti chiedo, quest'idea del metodo classico a Bolgheri per voi è un divertissement enoico o forse anche per questo territorio che da sempre è un po' aperto all'innovazione, un po' il laboratorio a cielo aperto, può diventare qualche cosa di più? Ma no, io credo che qui questi enormi vini che si producono in questo territorio non potranno mai essere, come dire, questo vino non sarà mai un competito di questi grandissimi vini. Noi stessi pensiamo che Caccialpiano non diventerà mai un'azienda spumantistica. Caprosé è solo un completamento, non è un divertissement perché ci stiamo impegnando tanto, ma nello stesso tempo Caccialpiano rimarrà sempre un'azienda produttrice di vini bolgheresi a denominazione di origine. Certo, quando ci viene voglia di un aperitivo però, come per esempio oggi, 30 gradi, sole, insomma, bere una bollicina così, secondo me, è piacevole. Cin.